nel cuore della verde Umbria, a rappresentare l'Italia più bella, sorge su di un costone roccioso l'affascinante città di Orvieto, che come uno scrigno di gioielli d'arte e di storia si offre al visitatore con tutto il suo fascino. Orvieto è una bellissima città, al centro dell'Italia, in Umbria, ma è in quella parte dell'Umbria che è molto vicina alla Toscana e al Lazio. È facilmente raggiungibile dai maggiori mezzi di comunicazione tramite la direttissima e tramite l'autostrada del Sole che passa proprio a pochi chilometri dalla nostra città. Il viaggio alla scoperta della splendida città di Orvieto inizia nel cuore del centro storico, da uno dei posti più misteriosi e ricchi di fascino. Un viaggio alla scoperta di un mondo sotterraneo tutto da esplorare, quello che regala al visitatore l'emozionante visita guidata alla Orvieto Underground. È un percorso a ritroso nel tempo, che riporta il visitatore a 3.000 anni fa, quando gli abitanti di Orvieto iniziarono la loro grande opera, scavando un intricato dedalo di grotte e cunicoli avvolti tra luci ed ombre. Un rifugio nato per esigenze difensive durante i periodi bellici, ma ben presto destinato a diventare una vera e propria città parallela sotterranea. In superficie sorge la bellissima città contemporanea di Orvieto a rappresentare la sintesi perfetta tra l'epoca medievale e quella rinascimentale. Imperdibile è per chi arriva nella città umbra la visita ad un altro luogo simbolo di storia, il Pozzo di San Patrizio. Cuore di numerose leggende fin da quando, nel lontano 1527, venne progettato e poi costruito dall'architetto Antonio da Sangallo il Giovane. A commissionare la particolare costruzione, simbolo di assoluto ingegno, fu il Papa Clemente VII, costretto a rifugiarsi ad Orvieto in occasione del sacco di Roma. L'idea alla base del progetto fu quella di rifornire la città d'acqua anche durante i periodi di assedio, raggiungendo la fonte sotterranea di San Zeno, posta ad oltre 53 metri di profondità. Due spirali di scale, oggi percorsi da migliaia di turisti durante tutto l'anno, permettevano in passato ai muli carichi di otri d'acqua la discesa e la risalita senza che si intralciassero durante il percorso. L'economia della città di Orvieto si basa in modo particolare sull'industria più importante, che è il turismo, e la città sta andando verso questo grande polo economico e quindi stiamo investendo tantissimo sull'attrazione turistica, sul migliorare la nostra città per essere fruibile a tantissime persone che vengono da tutto il mondo. Cuore della magica città di Orvieto è uno degli edifici gotici più belli della storia dell'arte italiana e del mondo, il bellissimo Duomo, completamente ricoperto da un fitto ricamo di mosaici e sculture che in un tripudio di luci e colori ricoprono completamente la sua imponente facciata.
Le decorazioni e i colori continuano splendidi all'interno, ricco di bellissimi particolari. Un tesoro nel tesoro, quello racchiuso nella bellissima cappella del Santissimo Sacramento. Una folla di personaggi affrescati accoglie il visitatore nella bellissima cappella di San Brizio. Virtuosismo artistico e grandissima conoscenza dell'anatomia umana fanno di questo spazio sacro quasi interamente affrescato dall'artista Luca Signorelli, un capolavoro unico. Fiore all'occhiello del fitto calendario di eventi che durante tutto l'anno interessano la città di Orvieto, il bellissimo corteo storico del Corpus Domini. La giornata del Corpus Domini è l'evento principe della nostra città. Da qui, dal miracolo di Bolsena, è partita per tutta la cristianità questa grande festa, la festa del Corpus Domini, e Orvieto fa di questa festa, di questo periodo, questo mese, uno dei punti cardine per il proprio turismo e i propri eventi. La festa del Corpus Domini è organizzata innanzitutto dalla diocesi, dall'opera del Duomo, dal comune di Orvieto, con un grandissimo corteo storico dove c'è una fondazione importante, e viene organizzata per tutta la città con la sfilata per tutta la città. Una folla di curiosi ogni anno arriva ad Orvieto da ogni parte d'Italia e del mondo per ammirare il caratteristico corteo storico che, dopo essere uscito dall'affascinante Palazzo del Popolo, percorre le lastricate strade del centro storico. Un percorso alla scoperta dei tanti edifici storici, quello del corteo, in cui poter ammirare l'alta Torre del Moro, conosciuta come la Torre del Papa, e l'antico palazzo comunale affiancato da una particolarissima torre, simbolo dell'antico potere del podestà. Un turista dovrebbe visitare Orvieto per la sensazione che si respira, per questa grande voglia di camminare nei nostri vicoli, nella nostra città, per le bellezze d'arte, per il buon mangiare e per il fatto che si crea questa atmosfera a contatto con i cittadini e con la gente, che è un punto di forza della nostra città. Un'offerta turistica variegata, capace di soddisfare anche i visitatori più esigenti e curiosi, vi aspetta nella bellissima città di Orvieto. Museo a cielo aperto, in cui lasciarsi avvolgere da un'atmosfera d'arte e storia indimenticabile.